Lo sguardo concentrato dei piloti, il lavoro frenetico nei box, l'adrenalina al massimo prima dello spegnersi del semaforo, i motori al massimo, il paddock gremito da ragazzi alla prima esperienza e con una carriera davanti, piloti che hanno fatto la storia del motociclismo tricolore, piloti alla prima esperienza in pista, tutti con un unico comune denominatore: divertirsi e dare il massimo per la prima gara del 2020. Benvenuti dal circuito di Varano. Abbiamo dovuto attendere, sognare di tornare in pista, ma poi tutto è diventato ed è tornato alla realtà. In un caldo, torrido ultimo weekend di luglio, i motori sono tornati e con il primo round dei trofei MP Dynasty Exhaust Moto Estate 2020. Qui con voi Gianluca Dramis e al mio fianco Alessio Carra. Buon pomeriggio a tutti, il primo round di una stagione che conta. 3 weekend e 4 gare per categorie, è stato magico. Li abbiamo visti, ci sono state lacrime di commozione, lacrime di gioia. Due giorni belli, intensi, come volevamo noi. Ma il moto estate è tornato e sinceramente ne sentivamo la mancanza. Caldo, tanto caldo, Ale. Cosa ci aspettiamo? Cosa vogliamo da questi ragazzi? Ma sicuramente saranno delle bellissime gare, saranno delle gare molto combattute, sono mischiate comunque delle moto stock con moto elaborate, quindi vedremo la differenza tra sia tra i piloti ma anche tra le moto stesse. Possiamo soltanto concludere questa prima parte dicendo che tutti, ma proprio tutti questi ragazzi ne sono usciti vincitori, perché quello che ha riguardato noi tutti è stata una pandemia generale che pensavamo potesse togliere e minare qualche certezza, e invece siamo qua. Sì, Gianluca, sicuramente la preparazione è mancata anche l'approccio con la pista. I ragazzi non hanno potuto provare a fondo quello che poteva essere la moto o il circuito, quindi diciamo che sono entrati un po' per le loro conoscenze, qualcuno è nuovo, qualcuno è vecchio, qualcuno si è rifatto rivedere, quindi presumo che ci sarà una... Ci divertiremo tanto, ragazzi, a tra poco! Eccoci qui per fare un bel riassunto, un bel check di quello che sarà gara 1 della classe 600 con Mortali che parte in pole position in 1.09.207 super giro rispetto a Samarani secondo 1.09.578, completa la prima fila Giordano Travagliati in 1.09.776, mezzo secondo tra il primo e il terzo, con un Samarani che la farà veramente sudare a Mortali per vincere questa gara importante. Seconda fila che va a concludersi, a completarsi con Lobartolo, Gasperini e Ferrari. Questi tre ragazzi sono veramente avvicinatissimi perché si chiudono in praticamente meno di un decimo. Lobartolo ha chiuso al quarto posto in 1.09.820, Gasperini 1.09.841, sesta posizione per Ferrari in 1.09.919. Terza fila che invece vede Fortunati, Gioia e Torlaschi collocarsi, Fortunati settimo in 1.10.026, Gioia un po' più staccato a tre decimi, 1.10.361, Torlaschi è lì a un soffio da Gioia, al nono posto proverà ad insidiare le posizioni di testa in 1.10.389. La quarta fila invece è composta da Pozzo, Poncini e Felappi. Pozzo 1.10.406, Poncini 1.10.604, Felappi 1.10.909 e uno dice fin qui tutto abbastanza bene, anche perché sono racchiusi tra il primo e il dodicesimo posto in un secondo e più di un secondo e mezzo, un secondo e sette. La quinta fila è quella dove si creano già delle discrepanze interessanti, perché abbiamo Balella, Santi e Mele. Balella 1.11.026, Santi decisamente staccato quasi un secondo da Balella in 1.11.897, Mele addirittura in 1.12.454. Sesta fila composta da Speretta, Poncini e Mosconi. Speretta chiuso in 1.13.753, Poncini e Mosconi sopra l'1.15 in 1.15.143, Mosconi 1.15.289 a completare la sesta fila. Vi lascio con le interviste pre-gara della classe 600, poi
scaldano i motori, volano le moto, perché parte gara 1 della classe 600. Siamo contravvagliati, Giordano, nella prima gara di motoestate di quest'anno. Rispetto alle distanze, vogliamo farci dire da lui come ha intenzione di affrontare questa prima gara. Beh, dai, per me si può dire che è la seconda gara, perché ho preso parte l'altra settimana al CIV Coppa Italia nel Dunlop Cup 600. Siamo qui, diciamo, a fare questa gara per aggiornare un po' la moto con il mio team, che è un team nuovo, 2R Moto, e ci stiamo mettendo in condizione di migliorare molto per cercare di essere competitivi molto nella Coppa Italia. Vedo che anche qui è un campionato molto elevato, ci sono molti piloti bravissimi, forti, con esperienza. E niente, però ora c'è la Q2, vediamo in Q2 e saremo pronti per la gara, dai, facciamo, diciamo così. Siamo nei box con Michael Ferrari, vogliamo farci raccontare un po' di sensazioni in merito alle qualifiche di ieri. Ciao a tutti, sono contento delle qualifiche, sono andate abbastanza bene, abbiamo fatto 9-9, con la moto mi trovo bene, per pochi decimi ho mancato la prima fila. In gara penso di poter stare col gruppo davanti, i primi hanno fatto una differenza importante, però ci sarà una bella lotta per il podio, proveremo a essere protagonisti. Beh, già il fatto di essere riusciti a strappargli un'intervista è comunque una vittoria. Okay. Per il resto ci vediamo al parco chiuso. Grazie mille, ciao a tutti, ciao. Bentornati dal circuito di Varano per gara 1, classe 600 Open. Qui a mio fianco sempre Ale. Attenzione, tutto pronto? Si accendono i semafori, si spengono i semafori. Piccola impennata, è iniziata gara 1. Mi sembra una gara già piena di bagarre. Classe 600 Open, Ale, ti ricordo 13 giri, quindi qua ci sarà ancora di più da battagliare. Mentre andiamo a bordo subito con Michael Ferrari. Ma Michael ha fatto una bella partenza e adesso sta cercando di inserirsi verso l'esterno. E la pulizia della pista ormai mi sembra molto, molto gradevole. C'è già una staccata importante da parte di Samarani. Non ha preso il volo, di più. Partenza meravigliosa, si è messo tutti quanti dietro in on board con Giordano Travagliati, ti ricordo, del Moto Ignorant. Corre una stock nella Dunlop Cup. È un pilota di sicuro valore. Avalano con la Kawasaki ha fatto veramente faville, rimanendo sempre in un gruppo importante. Sono tanti piloti, sono molto attaccati. Ale, ci divertiremo. Sì, ci torniamo a bordo con Michael. Michael è lì che ci sta provando, ha un po' di difficoltà sicuramente sull'uscita delle curve, in cui vedi che la moto si apre molto. Si è avvicinato tantissimo qua al diretto avversario, Ale. Sì. Non è riuscito nel sorpasso. Sta cercando di entrare, ma mi sembra che la moto... Mamma mia, ragazzi, che distacco, Ale. Ha un po' di difficoltà. Samarani, Mortali, Gasparini, Travagliati, Lobartolo, Gioia, Ferrari, Balella, Fortunati, Poncini, Pozzo, Torlaschi, Felappi, Mele, Santi, perdonami, Ale, ma è una bellissima gara con Travagliati alle spalle di Gasparini, che sta cercando di insediare il terzo posto. Sta provando un po'. Ho visto qualche detrito, sono Ale. Molto vicino, è fuori il piedini per Gasperini. E guarda, hai visto che bella staccata alla Vale? Sì, ha chiuso bene. Ha fatto alla Valentino. E l'uscita è stata molto pulita. Sta iniziando a studiare l'avversario, Michael Travagliati. Mentre intanto siamo ancora on board con Ferrari, che sta provando il sorpasso alle spalle del diretto avversario. Non ci riesce, lo sta studiando. Siamo ancora a secondo giro. Che bellissima inquadratura dall'altro con i droni. Vediamo tutto il circuito di Varano. Mentre cerca di scappare Samarani, ed effettivamente ci sta riuscendo. Siamo proprio con lui in questo caso. Mentre Giordano Travagliati cerca ancora di dare filo da torcere a Gasperini. Ma sulla parte del misto devo dirti che perde un qualcosina. Sul rettilineo l'ho visto un pochettino più veloce, più performante. Sì, probabilmente ha un motore che riesce a spingere di più e erogare più potenza sul lungo. Si sente forse anche più in confidenza. Sul misto lo vedo leggermente sbacchettare. Ecco qua, finisce il secondo giro. Mentre c'è ancora Giordano Travagliati alle spalle di Gasperini, si sta facendo anche Lobartolo. Andiamo a vedere un po' Mortali con la sua Ducale Open che cosa sta facendo. Sempre alle spalle di Samarani. Si sono piuttosto compattate e cristallizzate le posizioni davanti, con Samarani che ha fatto una partenza straordinaria e sta continuando a guadagnare sul secondo, che è Mortali. Sì, bisognerebbe chiedere sulle interviste finali che gomme sta usando, perché
sta spingendo tantissimo rispetto agli altri, ha preso un bel distacco. Beh Ale, guarda, ti dico, guardando poi le, cercando anche un po' di fare cronaca anche di quello che è stato nelle qualifiche, 1.09.207 per Mortali, Samarani 1.09.578, 3 decimi di distanza, a 5 decimi c'era Giordano Travagliati, Lobartolo che si trova in questo momento al quinto posto, ieri partiva in quarta posizione, 1.09.820, ottimo l'affondo di Gasperini che da quinto si è trovato secondo. Sono molto attaccati, c'è molta meno distanza, però in gara si sta veramente costruendo uno strappo importante. Siamo on board di nuovo guardando Samarani che ha fatto non il vuoto, sta facendo un lago, un acquitrino, guarda, come ti stavo dicendo prima, è volato, la distanza è così, così tanta che o ha una moto con 50 cavalli in più o ha messo delle gomme diverse. Dovremmo questo capirlo verso le penultime giri. Magari non è che l'usura e la performance di queste gomme possa crollare e decedere negli ultimi, sì, negli ultimi passi. Anche perché già lo è, comunque sono mezzogiorno e mezza, quindi il sole è a picco e la pista si scalderà sempre. Fa un caldo pazzesco, girano. Mentre Travagliati si trova alle spalle di Gasperini, sta cercando sempre di insidiarlo. È una bellissima sfida. Attenzione, perché non è che ha qualche problema qualche Ferrari, problema Ale? Uscito. Perché l'ho visto comunque. Ha proprio, sembra proprio aver alzato. Aia. Ancora come infilato. Deve avere le gomme sporche. Perché infilato da due. Infilato da due piloti. Che peccato. Stava dando. Era veramente una bellissima sfida. Per la decima posizione stava contenendo. È stato scavalcato da due moto. In questo caso ci vediamo con Felappi inquadrati al dodicesimo posto. Michael stava lottando per il decimo posto. Che gran peccato. Bellissima questa inquadratura dove scorrono, scodano tutte quante le moto che si stanno dando veramente una gran battaglia. Intanto mentre Gianluca, vedi già subito l'omogeneità della gara, perché hanno fatto già dei gruppi esatto, ben separati. Quindi, cioè, sembra quasi che corrano un po' per diversi obiettivi, sì, disparati, sì, a seconda della moto. Hanno anche diverse tipologie di moto e da questa parte qua lo si può intuire subito. Ricordiamo che è una categoria l'open dove ci sono diversi open, ma ci sono anche diverse STK. La STK è quella che sta guidando, ad esempio, Giordano Travagliati, che stiamo seguendo in maniera abbastanza dettagliata, che sta dando vita. Che derapata, che bella scodata, sì, sì, bello, bello. Grande Giordano, che bella gara. Ancora un board con Michael, vediamo se ha problemi. Sì, sembra quasi che si sia ripreso. È vero. È andato sotto l'avversario. Sta cercando di inquadrare nuovamente il proprio, sì, obiettivo. Lungo, va lungo, guarda, lungo, guarda, però guarda, sta studiando gli avversari. Abbiamo due traiettorie diverse. Bravo, è un modo bellissimo questa inquadratura, perché ci permette di capire chi guida in una maniera, chi guida in un'altra. Esatto. E come però affronta guarda, la curva. Guarda, lui, che gran bel sorpasso. Lui apre molto, apre molto, tiene lontano il cordolo per poi cercare di aprire alla fine. Per poi cercare di capire la fine. Qui siamo con Santi e di nuovo con Michael Ferrari, che si sta di nuovo facendo spazio, sta di nuovo cercando. Sorpasso interno bellissimo da parte di Michael. Bravo, bel bravo, sorpasso, Michael, bravo. Un plauso, perché qui è stato bravissimo. Lo ha studiato, lo ha infilato Giordano Travagliati. Ale, sembra quasi che la molli la moto. Ma che gara sta facendo Giordano, sì, Travagliati, sì, sì. Guarda, è stato molto bravo, perché è entrato dentro e poi ha tenuto subito il cordolo, con Michael Gasperini si sta stanno cristallizzando quelle posizioni, mentre Ale è non volato, ha fatto veramente un solco Samarani. Non lo so. Sta facendo un'altra gara, in un'altra pista. Non è neanche a Varano. Ma che gara sta facendo Samarani? Straordinario. Mentre andiamo a vedere contro Laschi, che si trova attualmente in ottava posizione, cosa sta combinando con Michael Ferrari, che ha scavalcato direttamente il proprio avversario. Sta cercando di insidiare i propri contendenti per arrivare probabilmente alla decima posizione. Guarda, qua lo capiamo molto. E poi dopo cerca di stringere. Va largo per entrare prima, sì, giusto Ale? Questo qua guadagna moltissimo, perché probabilmente utilizza una traiettoria un po' più pulita per l'apertura. E sulla parte queste quadrature misto, ci aiutano anche per capire un po', sì, qual è la differenza. Sulla parte misto invece Gianluca perde molto. Vedi che è più forte sul rettilineo, non c'è niente da fare. Arriva lungo con la staccata ed è molto forte sul pezzo iniziale, sulla prima curva. Eccoci qua, mentre andiamo on board con Torlaschi, Pozzo, Balella. E allora torniamo di nuovo con Giordano Travagliati, che sta cercando di insidiare Gasperini per la terza posizione. Ne vedremo ancora delle belle. Eccolo qui, il fuggitivo, era anche il titolo di un film, caro mio Alessio, l'hai mai visto? Te ne frega una mazza. Ma guarda, dei film non è che mi importi moltissimo. Mi ricordo che ti guardassi spesso Rimini un anno dopo, qui potremmo fare Varano un anno dopo. Che ci sono le pedine, Gianluca, che me sa che piacciono. Potremmo sempre fare Varano un anno dopo. Ma sa che l'anno prossimo ci sarà ancora più da divertirsi, no? Se veniamo confermati. Anche perché sicuramente non avendo problemi del Covid saranno di più le gare. Mamma mia. Per confermare, Gianluca. Ma io non confermo e ne smentisco, come diceva il buon Maurizio Mosca, il compianto Maurizio Mosca. Però
ti posso dire che questi se le stanno dando di santa ragione. Sì, siamo ancora una bellissima gara. Un board con Travagliati è quale? Meno sorpassi rispetto alla 300, ma perché lì ci sono stati due piloti che se le sono date veramente in maniera importante. Io ti ricordo che ecco qual è la grande differenza che c'è tra il primo che sta volando e gli altri. Samarani, Ale, ti do un live. Il miglior giro l'ha fatto in 1:08.568. Si è divorato il giro migliore delle qualifiche di ieri. Vuol dire che ieri era meno performante, oggi ha trovato una stabilità clamorosa. Ma guarda, c'è un rettilineo di distanza tra Samarani e gli altri. Ormai, ma che sta facendo un altro sport sto ragazzo? Ormai gli avrà dato più di una spanna, come si dice in termini tecnici. Penso e temo che ci siano proprio 5 secondi di distacco tra il primo e gli altri. E gli altri che stanno facendo una buonissima gara, Ale. Cioè la performance a livello di giro. Di solito tu il miglior giro lo trovi nelle qualifiche, non lo trovi in gara. Questo ragazzo in gara ha trovato un secondo di distanza dal giro di ieri. Lì è semplice spiegarlo, Gianluca, perché probabilmente ha trovato più feeling, più confidenza con la pista. Ha settato meglio la moto, probabilmente è entrato nei box. Vai, rivediamo un po' la partenza. Michael Ferrari partiva in una posizione importante. Ale, peccato per la sua partenza, peccato perché non è riuscito a dar seguito a una grande qualifica, quella di ieri. Peccato perché era su una buona posizione. Sì, partiva in maniera importante. Era in sesta posizione, Ale. Dalla griglia di partenza poteva benissimo spuntarla sul laterale se avesse avuto uno spunto migliore. Però anche la moto probabilmente gli sta dando qualche problemino. Non vedo una moto così performante come forse. Però ti chiedo, Ale, ecco, questa è una riflessione che facciamo. Adesso stiamo guardando un po' di slow motion, giustamente, da parte di tutti quanti i piloti, da Mortali in questo caso, immortalato con Gasperini. Ti chiedo, il fatto che questa sia gara 1, che sia anche un po' la gara 0 per tutti quanti, soprattutto post-Covid, mentre la regia ci manda in onda dei bellissimi slow motion sul cordolo iniziale che ormai abbiamo imparato a conoscere. Ti chiedo, può essere importante iniziare a trovare feeling adesso e trovarci magari a commentare al terzo weekend delle posizioni che sono completamente differenti? Ma può essere, comunque tieni conto che Samarani ha dato già in qualifica dei tempi veramente superiori rispetto agli altri. E questo è ineccepibile, ce lo sta confermando anche in gara. Però ti chiedo, Ale, cambiando magari anche la pista, ti chiedo, cercando di trovare anche più grip, cercando di trovare anche più stabilità, magari è possibile che ci troveremo a commentare delle gare diametralmente non opposte, ma un po' diverse rispetto a gara 3. Io immagino nelle moto, quando vedo Marquez che la prima gara fa un po' fatica, poi va bene, un po' come Valentino Rossi che fa un po' fatica nelle prove, fa un po' fatica in gara 1, ma in gara 3 si risollevano. E ho fatto due nomi a caso, che sono quelli che conoscono tutti quanti. Sì, Giallo, probabilmente con la gara 3 diceva la gara, cioè proprio di per sé la gara. Sì, sì, no, ho capito quello che dici. Sicuramente sulla parte di miglioramento la moto nella gara 2 potranno. No, io però intendo proprio quando ci sarà il terzo weekend, ad esempio, quando ci avvicineremo verso ottobre. Okay. Quindi con una conoscenza migliore della moto. Certo. Gianluca, purtroppo i ragazzi sono freschi, sono stati bloccati per più di 4 mesi, non hanno potuto girare. E sicuramente qualcuno ha portato le modifiche durante la parte invernale, che non è riuscito neanche a cercare il setup migliore rispetto all'anno scorso. Quindi questa parte qua è da verificare. Adesso, secondo me, queste qua non sono proprio delle gare in sé. Passatemi il termine, possono essere delle prove. Bravo. Cioè, poi, per l'amor del Signore, prenderanno tutti quanti i loro punti, perché è giusto che sia così. Samarani, mentre siamo on board, Ale, sempre con Ferrari, che cerca nell'ultima chicane del nono giro di infilare il diretto contendente. Vediamo se riesce nel rettilineo. No, non penso che ci riesca perché è ancora molto distante, ma lo sto studiando. Mentre andiamo on board con il numero 48 Torlaschi, che si trova e si aggira in ottava posizione, mentre eccolo qua Michael Ferrari che prova ad infilare sull'interno. Ce la fa. Qua è forte, va verso l'esterno. Bravo, bello, bellissimo, pulito. Però bene, in modo che sembrava averne di più, Ale. Non potesse rispondergli. Esatto. Che bella giocata da parte di Travagliati, che sembra però un po' Ale aver mollato in questo nono giro. Giordano mi sembra che stia mollando in quarta posizione, alle spalle di Gasperini, mi sembra non averne più, o forse si è semplicemente accontentato di quella che è la quarta posizione. Quando siamo Ale, nono giro ultimato, tra un po' ci addentreremo nel decimo giro, mentre Samarani fa evidentemente uno sport a parte. Si stanno divertendo tanto, però. Sì. Mortali del gruppo Ducale probabilmente sta giocando tutto per tutto.
e ci sta dando dentro. Vuole portare a casa il secondo posto. Sì, sicuramente. Il problema è che Samarani è troppo distante, quindi si deve Samarani sta veramente facendo uno sport da Gasperini e Travagliati, che secondo me è l'obiettivo. Beh, Gasperini mi sembra che abbia anche lui mollato, Travagliati anche, cioè mi sembra che paradossalmente, seppur pensassi che in questi ultimi giri potesse esserci più bagarre, mi sembra che tanta bagarre non ce ne sarà negli ultimi giri. Ricordati anche che sono gli ultimi tre giri, quindi grazie che me l'hai ricordato, sei veramente un compagno importante. In questo momento ci sono, ti stai vedendo anche il caffettino durante la gara? Corretto, Sambuca. negli ultimi questi tre giri si vedranno subito le gomme che fine faranno, se si squagliano o se terranno ancora. Quindi, però mi sembra che non abbiano avuto gran problemi questi ragazzi. No, assolutamente. Devo dirti che Dunlop su questi circuiti, che sono dei brevi e sono brevi, ma anche sono molto sono molto lavorati, con dei cambi di direzione molto 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 veloci, lavorano molto bene, e Dunlop è una di quelle gomme che sulle alte e medie temperature riescono a tenere un ottimo grip, quindi stanno probabilmente sfogando tutto il loro potenziale all'interno della pista. I piloti ne stanno anche centellinando probabilmente, mentre Samarani, noi non ci siamo manco accorti, ha tagliato il decimo giro e si appresta a affrontare l'undicesimo. Mortali, Gasperini e Travagliati ormai si sono focalizzati, fossilizzati. Ci vorrebbe, Gianluca, una vera ripresa del drone, no? Quelle che ci mancano, no? Ok, perfetto. Tu adesso chiedi a me la ripresa del drone, quando sai benissimo che quelle bestie di Kondo non l'hanno fatto ancora. Ma dove siete, Kondo? Ma perché non mettete questo drone che vediamo dall'alto, a differenza tra Samarani e Mortali, no? Tra Mortali e tutti quanti gli altri. Cioè, Mortali è il primo dei mortali, Samarani è un immortale, ragazzi. Mortali sta facendo una gara straordinaria, ma Samarani sta correndo in un altro sport. Vogliamo ricordare fuori il tempo di gara. Ma fai quello che vuoi, come il di partenza o il miglior giro che ha fatto qua? Miglior giro che ha fatto qua in gara. Guarda che siamo qua, cioè, guarda che bel cambio di direzione. Io non sono di là, qui è qua dove sono, 1-0-8, eccolo qui Samarani, Ale, l'hai chiesto e te l'hanno mandato. Grazie. Samarani intanto pare che abbia doppiato anche qualche pilota, sta veramente facendo un altro sport Samarani. 1-0-8, Ale 568, un secondo di distacco rispetto a Mortali, è un martello. Samarani in pista. Sta facendo una grande gara, e intanto ultima all'undicesimo giro, sta entrando nel dodicesimo, che è il penultimo giro della gara, mentre anche qui Travagliati si trova a completare l'undicesimo giro, entriamo nel dodicesimo, ricordiamo la classifica, Ale, con Samarani, Mortali, Gasparini, Travagliati, Fortunati, Lobartolo, Gioia, Ferrari, Torlaschi. Mamma, Michael, che rimonta ha fatto? Michael ha fatto veramente una gran rimonta, sembra quasi straordinario che abbia sta volando, Ale, un po' più dure, ma sta andando a insidiare Gioia. Ma che rimonta ha fatto Michael Ferrari? Parte, guarda che sta dando veramente veramente dei gran tempi. No, che sfortuna, Ale. Niente. E questo era il suo pezzo forte, usciva leggermente, poi riapriva per dare gas e recuperava molto. No, che peccato, un bol con Travagliati. Ferrari aveva fatto una rimontare meravigliosa, Sì. Le aveva scavalcati uno dietro l'altro. Che peccato per Michael. Speriamo che per gara 2 si riprenda. Speriamo sì, che possa trovare anche il setup con la moto. Mentre Samarani sta tagliando l'ultimo giro, e adesso anche i meccanici, chi ha salutato, Ale, che deve fare ancora l'ultimo giro. Però secondo me è andato un po' più piano, perché vedo bene la sfida tra imperversa, la sfida per il quarto e quinto posto. Sì. Li vedo belli pompati a mille. Travagliati ci farà divertire. Travagliati, eccolo qui, 600 stock, lo leggiamo nel riquadrino che ci stanno fornendo ottimamente, in maniera ottimale, i nostri ragazzi della regia di Kondo. Che peccato, Ale. La Coppa di Ferrari ha fatto una rimonta straordinaria, si trovava in insidiare Torlaschi, anzi Gioia, perdonami, aveva scavalcato Torlaschi, purtroppo è caduto lì dove lui dava il meglio di sé. Sì, quel pezzo lì in cui dava veramente tutto e guadagnava tantissimi centesimi. Quindi devo dirti che... Peccato. Travagliati in quarta posizione vuole portare a termine questa grande, sontuosa gara, mentre andiamo on board con Samarani, che sta tra poco probabilmente tagliando il traguardo. Una gara in solitario, una gara alla Jorge Lorenzo. Tra l'altro, scusami Gianluca, col casco bianco, un pochettino da... tutti col casco colorato, invece lui no, niente, gira col casco bianco. Perché lui te l'ho detto, lui è l'immortale, lo chiameremo l'immortale. Sì. Eccolo qui, stacca il traguardo, super Samarani, secondo Mortali,
terzo Gasperini, quarto Travagliati in solitaria, Fortunati, Lobartolo, Gioia e Torlaschi che combattono per la settima ottava. Finisce così Gioia, Torlaschi, Samarani, meraviglioso assolo da parte sua mentre taglia il traguardo Pozzo, anche Balella, Felappi, Santi, Mele. Giallo, volevo soltanto dirti che Travagliati nell'ultimo ha staccato giro, in maniera importante, ha fatto l'ultimo giro veramente bene, capolavoro, ha tagliato tutti bene i cordoli e ha sfruttato la pista al massimo. Guarda, mentre qua gareggiano, li vediamo Mele e Speretta, per chi? Qua sicuramente Speretta vicinissima ad affondare su Mele, vediamo Stock probabilmente, sì sono molto entrambi violente. Mele e Speretta tagliano così il traguardo, anche loro si sono divertiti sicuramente. Ale, sono sfide nelle sfide, l'abbiamo detto, gli Open si addensano e connubiano tante tipologie di moto differenti. Abbiamo visto un bello spettacolo, Ale. Abbiamo visto un assolo bellissimo da parte di Samarani, che ha mollato un po' negli ultimi giri, anche forse per paura di cadere. Ha detto: ciao, va, mi metto bello tranquillo. Mi sono preso la mia distanza da mortali. Anche io mi voglio prendere la distanza da te tra poco. Mi voglio chiedere una separazione consensuale. Non so se sei d'accordo. Diremo un sacco. Ci divertiremo. A dopo per gara 2. Un abbraccio, un beso. Siamo con Giordano Travagliati a fine gara, si sta rinfrescando. Com'è andata, Giordano? Dai, è andata bene, tutto sommato questo weekend stiamo lavorando sempre in crescita. Con Dunlop mi sta dando davvero tanta fiducia, sta credendo in noi anche, perché stare lì davanti con i primi con Dunlop pensavo fosse impossibile, invece ce la stiamo facendo con tutto il team, stiamo lavorando a bomba. Sono contento perché, dai, dentro queste piste è difficile per me girare, però nonostante tutto stiamo diventando competitivi anche qui, dai. Fate complimenti anche dal team, come vedo. Sì, grazie. Sì. Ciao. Dice che si è anche tappottato sul cemento, non ha niente.